Ciao a tutti. Allora, dobbiamo prepararci per davvero. Queste sono state le parole dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e l'allarme che hanno lanciato alla popolazione mondiale. Si parla di zanzare portatrici di gravi mali, perché qui appunto si parla dell'OMS che avverte che le zanzare, che le dolorose, diciamo così, dolorosi mali trasmessi da queste zanzare diventeranno una grave minaccia in questo decennio e che quindi proprio per questo motivo dobbiamo prepararci. Non parla del fatto che è una grave minaccia soltanto negli Stati Uniti, ma che potrebbe diventare una grave minaccia a livello mondiale, perché nel momento in cui parla l'OMS significa, no, che bisogna, cioè che l'allarme è un po' esteso a tutti. E il capo scienziato dell'agenzia, un uomo di nome Jeremy Farrar, ha avvertito in un'intervista che questa febbre potrebbe diffondersi, negli Stati Uniti meridionali e anche nell'Europa meridionale prima del 2030. Allora, questo numerino, perché questo è semplicemente un numerino, questo è un numerone esclusivamente secondo le leggende metropolitane nelle menti cospirazioniste, no? 2030, l'agenda 2030, il piano che devono ultimare entro il 2030, non vi dice niente? Comunque, ragazzi, è stato lanciato un altro allarme. Hanno avvertito anche che il riscaldamento delle temperature consente a queste zanzare portatrici di questo male di avventurarsi più in profondità nel paese e queste condizioni purtroppo stanno favorendo, diciamo, l'aumento di tutto questo. Quindi si parla veramente di mali che potrebbero andare comunque a causare gravissimi danni. E va bene, nel senso non va bene. Secondo i dati riportati qui, ogni anno, diciamo a morire, sono circa 20.000 persone a causa di questa febbre, soprattutto in Asia e Sud America, e questo male ha un tasso di mortalità di un decesso ogni 100 pazienti. Ogni anno negli Stati Uniti si registrano circa 1200 casi in cui quasi 600 persone presentano queste infezioni, ma ci sono preoccupazioni molto più gravi, no? E loro pensano che questo male si stia diffondendo anche dopo che la California ha registrato la sua prima infezione acquisita localmente in un decennio il mese scorso. Insomma, si sta parlando di quest'altro male, ragazzi, e vi parla anche del fatto che gli scienziati affermano che questa febbre potrebbe diventare endemica negli Stati Uniti se le zanzare infette in Messico riuscissero a spostarsi più a nord. Avvertono inoltre che i viaggiatori infetti che entrano negli Stati Uniti potrebbero introdurre questo male se vengono morsi dalle zanzare locali, che poi si infettano e iniziano a trasmettere anche questo male ad altre persone. Questo male è portato dalla zanzara Aedes, e anche da un altro tipo di zanzara, leggerete tutto nell'articolo, già presente in alcune zone del sud, che è attiva in tutte le ore e può riprodursi anche negli specchi d'acqua più piccoli. E sempre questo dottor Farrar ha detto che dobbiamo parlare in modo molto più, no, molto più chiaro di questo male. Dobbiamo davvero preparare i paesi su come si andranno a gestire la pressione, no, che arriverà in futuro in molte, molte grandi città. E ha aggiunto che l'assistenza clinica è davvero intensiva, richiede un elevato rapporto tra infermieri e pazienti e ha dichiarato che si preoccupa davvero tanto, in ottica futura, cioè quando questo diventerà un grosso problema anche nell'Africa subsahariana. Sempre il dottore ha trascorso 18 anni lavorando nel campo di questi mali tropicali, inclusa questa particolare febbre, che appunto viene trasportata da queste zanzare. E in seguito ha diretto l'organizzazione benefica, vabbè, sanitaria globale Wellcome Trust e ha fornito consulenza al governo del Regno Unito per quanto riguarda il male che noi ben conosciamo e che ha colpito tutto il mondo nei mesi precedenti. Gli esperti avvertono che questo male potrebbe consolidarsi grazie all'aumento delle temperature e quindi è, no, voglio dire, un collegamento, no? Perché loro sappiamo quello che stanno dicendo del cambiamento climatico, eccetera, eccetera. Qui poi vi parla di quello che porta poi questo male, complicazioni potenzialmente letali,
degli shock caratterizzati appunto da gravi emorragie e anche purtroppo questo gonfiore al cervello. I medici curano i pazienti utilizzando una combinazione di farmaci antidolorifici, liquidi e macchinari per monitorare questo male, ma questo richiede molto lavoro e spesso porta anche queste strutture ospedaliere ad avere poca, no, pochi posti per gestire tutti i pazienti. E ragazzi, qui arriviamo alla parte, quella esiste un, voi sapete cosa? E ritorniamo al punto di partenza, come è stato anche nei mesi precedenti. Esiste una soluzione esiste una soluzione disponibile per questo male. E qui vi riporta anche il nome, che io non dirò. E questo, guarda caso, questa soluzione, sapete a chi la consigliano? Ai pollicini di età compresa tra i 6 e i 18 anni, nelle aree in cui appunto questo male è molto diffuso. Qui si parla anche della FDA, la Food and Drug Administration statunitense, che deve ancora approvare la distribuzione di queste ignee negli Stati Uniti. Allora, da una parte abbiamo quindi l'OMS che ci avverte del fatto che ci sono purtroppo queste zanzare che possono davvero fare, o meglio, causare dei gravi danni. E quindi per questo motivo hanno deciso di avvertire la popolazione mondiale. Dall'altra parte invece ci sono gli scienziati, Bill Gates, che dicono attenzione perché arriverà la grande, no? Il grande male. Dobbiamo prepararci. Ancora una volta, la loro preparazione, la loro soluzione contro questi mali, cosa è, ragazzi? 2 più 2 fa 4. Cosa è la grande? Però nel loro cervello 2 più 2 fa 6. Cos'è la grande? Qual è la grande soluzione in qualsiasi, no, punto della gender quantica? Sono le ignee, sono queste le soluzioni. Andare a introdurre nel corpo computer biologico delle cose che, secondo le leggende metropolitane, andranno a mutare ulteriormente quella che è la genetica umana. Ma voi vi rendete conto che ogni volta che si parla di un male che verrà, di un male che è alle porte, si parla sempre di questo determinato tipo di soluzione? Io ho semplicemente condiviso questa notizia con voi. Chi mi conosce sa un po' quello che è il mio pensiero, quello che è il mio parere, quindi non serve nemmeno che io mi esprima più di tanto perché forse la mia faccia parla per me e anche tutto quello che io dico tra le righe parla per me. Che vi devo dire? È lì che vogliono andare a parare, ma anche in passato, no? Era sempre lì, era sempre quella la soluzione, sempre quella la soluzione. E adesso, secondo voi, con questi articoli in cui si va comunque non solo a descrivere quella che potrebbe essere una possibile, no, situazione futura, in questi articoli, secondo me, si va anche un po' a diffondere quel terrore, no? Che ha lo scopo di andare ad intaccare gli umani, perché gli umani, secondo il loro modo di pensare, secondo le leggende metropolitane, già si dovrebbero preoccupare. Quindi, se tu cominci a diffondere panico, terrore, queste notizie che sono tutt'altro che idilliache, ma sono veramente, veramente negative, secondo voi la reazione delle persone quale sarà? Quella da loro desiderata. Ecco perché vi dico che quando si leggono determinate notizie bisogna leggerle con intelligenza, bisogna leggerle per quelle che sono, bisogna leggere tra le righe di queste notizie e soprattutto fare 2 più 2 e capire che gira e rigira, qualsiasi sia il male alle porte, la soluzione è sempre quella, non ci sono diverse soluzioni. Anche per carità, quando un male noi lo conosciamo, la soluzione è quella, anche se non conosciamo il male, però la soluzione è quella. Poi su che base hanno creato quella soluzione non conoscendo il male? Quello è un mistero irrisolto. È un mistero irrisolto. Che cosa ne pensate? Ma il mondo, voglio dire, è un luogo stupendo, giusto? Accadono forse queste cose nel mondo? Forse ci sembra più, a me sembra sempre più di vivere in uno di quei film, ma ok, cioè non è ok. E adesso appunto chiedo a voi, sognatori, quando avete intenzione di svegliarvi? Quando sarà la cenere a piovere sulle vostre teste?
Non lo so, ditemelo voi perché io ormai ho perso le speranze con questa fetta dell'umanità. Completamente perso le speranze, ma forse perché proprio siete senza speranza dal punto di vista della riflessione, dal punto di vista dei ragionamenti, perché questi ragionamenti proprio anche se... No, niente, non accettate che il sistema, diciamo, opera in modi che non sono proprio carini nei vostri confronti. E quindi l'unico consiglio che io vi posso dare, o l'augurio che vi posso fare, spero che un giorno anche voi possiate capire quello che accade realmente nel mondo, prima che sia troppo tardi. Questo è l'augurio che vi voglio fare, anche se con la vostra stupidaggine e ignoranza state andando anche a ferire chi come noi tenta ogni giorno, no, di diffondere determinate notizie, anche se diciamo andate a costituire quella che è l'estensione arcontica, io comunque vi auguro un giorno di potervi risvegliare dal vostro sonno. Un bacione, un abbraccio e alla prossima.